Vi confesso che il primo problema abbiamo, ostacolo se volete, che abbiamo dovuto superare Camilla Chigi ed io, la dottoressa Camilla Chigi ed io, abbiamo dovuto superare, è stato quello di dire: ma come intitoliamo questo ping pong? Poi improvvisamente ci ha detto: ma la testa, le spalle, e allora che cosa di meglio se non chiamare la testa sulle spalle? Tant'è che si dice: ma quello è un ragazzo che ha la testa sulle spalle. Oppure si dice non ha proprio la testa. Quindi abbiamo dovuto giocare intorno al problema della testa per capire e inserirci, perché la nostra testa è un po' hardware e software insieme. Camilla, così? Sì, esattamente, perché noi abbiamo il nostro computer centrale nella nostra testa e dagli ordini che partono dal cervello dipende la salute del nostro corpo, che sia funzionalità degli organi, che sia postura, che sia fisiologia normale. Quindi è molto importante avere cura della testa. Della testa, perfetto, questo è, abbiamo superato il primo ostacolo. Dopodiché affrontiamo subito con i protagonisti. Adesso la slide numero uno ci dice chi siamo riusciti a mettere insieme una squadra fenomenale, Camilla, che è quella Sì. dell'interconnessione. In fin dei conti, se il nostro corpo ha la testa, è hardware, software, eccetera, però c'è il cuore, ci sono i polmoni, i reni, eccetera. Queste interconnessioni che si sono ricreate qui nello studio. Esatto. E abbiamo quindi con noi Asif Khan, che è specialista, dottore specialista in upper cervical, già conosciuto da voi, abbiamo fatto altre trasmissioni, Camilla la conoscete, Buonasera. accanto al dottor Khan, la dottoressa Giuliana Galassi, neurologa, quindi capiamo già i passaggi, questa Esatto. interconnessione, e poi accanto alla dottoressa, alla neurologa, il dottor Marco Martini, che qui è gnatologo, fisioterapista. Io ho una prima domanda, dopo ho un vocabolario che affronteremo insieme. Gnatologo, perché? Che cosa vuol dire? In greco la parola gnatos Gnatos. vuol dire bocca e la gnatologia è la scienza che studia la funzione del sistema masticatorio. È una parola strana, rara, molte persone non la conoscono e molti pazienti vengono da noi dicendo non ho mai sentito questa parola, ma neanche il mio dottore, neanche le persone con le quali ho dei rapporti, mai sentito. Ma in effetti poi alla fine è lo studio del funzionamento dei rapporti che esistono tra Già l'occlusione, di per sé, l'articolazione. carinissima Camilla, potremmo chiudere la trasmissione perché stasera abbiamo già mandato un primo messaggio, abbiamo scoperto che cosa vuol dire gnatologo e gnatologia. Ci sono tante professioni non conosciute che invece possono Certamente, e forse collaborare. andremo a vederne altre. Continuo con la presentazione. La dottoressa Valeria Zaccheroni, endocrinologa, che ringrazio, e poi la dottoressa Marta Brunelli, ortottista. Funzionale, orthos, qui siamo al greco ancora, cara dottoressa. Esatto, l'ortottista è praticamente laureata in ortottica ed è assistente dell'oftalmologo. I miei colleghi mi definiscono così funzionale perché grazie alla mia esperienza che ho avuto in America ho avuto l'opportunità di lavorare in team, quindi avere un approccio multidisciplinare di fronte ad un problema. Questa sera abbiamo portato un po' d'America negli studi di Teleromagna, la Sifcan. Continuiamo con il dottor Marco Ravaioli, neuropsicologo, psicologo. E questa è la presentazione. Camilla, possiamo partire con la neurologa? Certamente, certamente, perché il mal di testa, che è il nostro argomento di questa sera, è un disturbo neurologico vero e Neurologico. proprio. Dottoressa, a lei. Allora, è molto difficile parlare del mal di testa in termini semplici. Come sempre, ci sono situazioni, complesse e la parte più importante di una definizione, anche di una situazione neurologica, è la definizione. Il mal di testa lo sperimentiamo tutti quotidianamente, in modo episodico, accessuale, ricorrente o quello che è. Dobbiamo tenere presente nell'affrontare il tema delle cefalee che rappresenta il 20% delle assenze da lavoro, ad esempio, questa è una cosa importante, che la popolazione femminile è quasi una patologia di genere, anzi è una patologia di genere, perché la popolazione femminile è affetta 3 volte tanto rispetto ai maschi, tranne in una condizione neurologica che è la cosiddetta sclerosi
cluster headache, cioè la cefalea a grappolo. E dicevo la prevalenza, che non è l'incidenza, la prevalenza significa in termini statistici la presenza di un fenomeno, la rappresentazione di un fenomeno in una determinata popolazione. Quindi la prevalenza delle cefalee, quella che si chiama la lifetime estimation prevalence, nelle donne è arriva al 66%, 50-66%, quindi vuol dire che dal 50 al 66% delle donne hanno esperienza nel corso della vita della cefalea, mentre invece 34-50% non ce l'hanno. È lei che mi vuole rispondere sulla domanda, Camilla, perché questo è basilare per ciascuno di noi. Mal di testa, emicrania e cefalea, qual è la differenza? Allora, il sintomo del dolore è un sintomo identico, il dolore è dolore, però le caratteristiche... Posso suggerire ai nostri telespettatori, la dottoressa sa bene il greco perché dice sintoma e non sintomo, sintomatoma, è greco, quindi ecco, stasera dobbiamo stare attenti, Prego, dottoressa. Nelle classificazioni delle cefalee, c'è una classificazione internazionale delle cefalee approvata nel 2013, eccetera, l'ultima versione. Cioè, le cefalee primarie si classificano a seconda di, si distinguono in cefalee, cioè in emicranie, a seconda della sede del dolore, per esempio, in cefalee diffuse oppure in cefalee muscolotensive. Quindi queste sono le differenze fondamentali. Io chiedo alla regia di mandare la slide numero 8 col piccolo vocabolario, perché è mal di testa, emicrania, cefalee, poi ci sono le cefalee primarie, secondarie, emicrania con o senza aura, cefalea a grappolo, cefalea intensiva, i fattori trigger, segnali premonitori, c'è tanta di quella materia da spiegare, però non lo deve fare subito, successivi passaggi, sì, in questo senso. Caro, io vorrei rivolgermi al dottor Khan. Prego. Vorrei rivolgermi. Ti aiuto volentieri. Volentieri? Sì, ma dottor se la cava Khan benissimo con l'italiano. Sì, perché siamo italiani, no? Romagnoli, più italiani. Romagnoli, più che italiani. A lei, cosa c'entra l'upper cervical, questo metodo che ormai, non lo voglio dire adesso, lo dirò alla fine perché per me è importante. Prego. Allora, upper cervical c'entra perché una del nostro specializzazione o peculiarità è che trattiamo quei famosi diversi tipi della mal di testa che diceva la dottoressa, e invece di trattare tutti i diversi guardiamo in modo unico, vuol dire che dove collaborano, dove collegano tutti. Upper cervical è una specializzazione post laurea, diciamo abbiamo una dottore in chiropratica che è una laurea del 5 anni, poi abbiamo una specializzazione del 3 anni che diventa una dottore specializzato in upper cervical, è una laurea americana. Vuol dire ci siamo un po' americani qua, noi concentriamo sulla relazione della testa sopra le nostre spalle, o in queste parole la testa sopra il collo, perché il collo è un punto abbastanza critica, non tanto per solo un tipo del mal di testa, però una zona critica dove c'è abbastanza dell'anatomia che è overlooked. Che non sufficientemente ignorata, non sufficientemente considerata. Considerata. E noi... per la specializzazione della percepzione guardiamo proprio questa zona critica che non è guardata in quel modo abbastanza... Io posso fare una domanda al dottor Khan? Intanto chiedo alla regia di mandare, perché per ciascuno di voi abbiamo preparato un breve curriculum vitae, perché già siete conosciuti, ma è meglio sempre allargare il grado di conoscenza. Mandate questo del dottor Khan e poi per ciascuno di voi, quando parlate, appariranno i vostri curriculum vitae. E cioè il punto è questo. Che collegamento c'è tra upper cervical, neurologa, poi vediamo le altre professionalità? Perché mettere insieme tutte le professionalità? Cosa c'è da capire? Da capire che la problema del mal di testa è abbastanza complessa. Non esiste one bucket, one cure. Non esiste la soluzione unica. Esiste una collaborazione soprattutto per evitare i pericoli che presentano quando arriva una mal di testa improvvisamente, che capita abbastanza. Vuol dire vogliamo togliere il dubbio che non c'è una patologia nascosta che sta formando, che può essere peggiore a causa dei problemi gravi. Quando abbiamo tolto questo dubbio, dopo dobbiamo lavorarci in maniera collaborativa per saperlo chi è la migliore persona per aiutare questo paziente che soffre. E noi siamo in parere che se anatomia a posto,
mal di testa non dovrebbe essere esisterci. Anatomia soprattutto sulla zona cranio-cervicale, se non ha una patologia. Mi dice Camilla che, mi dite tutti voi, che quando parliamo di mal di testa parliamo di centinaia di tipologie di mal di testa, no? E come se fosse uno di quei malanni, quelle malattie che riguardano ciascuno di noi, con le proprie tipicità, con le proprie peculiarità. Il mio mal di testa non può essere, e quindi lo studio delle cause, non può essere lo stesso mal di testa di magari del mio vicino. È un'interpretazione esatta questa? Allora, mal di testa dipende da tanti fattori. Questo è un tema che rivolgo a tutti voi. Prego. Mal di testa, come diceva la dottoressa, la neurologa, è che, guarda, male è male, solo che dove presenta noi dopo classifichiamo. Vuol dire, come dicevi lei prima, grappolo o quello con l'aura, o ci sono altre tante parole. Queste sono le diagnosi. Solo vuol dire che lei ha questo mal di testa in una zona specifica, punto. Non vuol dire da dove arriva questo mal di testa. Noi quando guardiamo una mal di testa rendiamo conto che abbastanza delle mal di testa hanno 5 basi della formazione. 5. Possiamo classificare quasi tutto quelle 5 e 5 modi di trattarlo, solo che tutti quelle 5 arrivano in un punto abbastanza critico. È la zona trigeminale, il nucleo trigeminale soprattutto. Abbiamo puntato questo slide che vediamo, ci sono le arterie del cervello, le radici dei nervi del collo, le muscoli del collo e della testa, le articolazioni del collo e le famose meningi. Solo che tutti quei 5 punti della mal di testa, o le origini della mal di testa, convergono sul il nucleo trigemino, è una parte del nostro cervello. E per cervi che l'arriva perché noi possiamo fare il tutto 5 e un 1, in senso che possiamo lavorarci su quello 5 basi di produzione tra un controllo apposta, obiettiva, sulla zona cranio-cervicale, diciamo la testa come appoggiata sul collo, un esame neurologico per saperlo se ce l'abbiamo qualche interferenza sul sistema neurologico, correggere quello problema, verificare che il problema è corretto. Fermate questa slide perché è una domanda che rivolgo a tutti qui i presenti protagonisti e specialisti. Più del 70% di tutti i mal di testa, nasce da problemi della colonna cervicale e delle strutture ad essa correlate. Vero o non vero? Sì, no, perché? Non è così, potrei dire. Insomma. Ni. L'endocrinologa, dottoressa, a lei? Siete nello studio, si chiama ping pong, quindi non tutti i pareri convergono, come allora, dice il dottor Kahn. Se posso dire una cosa. Prego. Questo, dobbiamo tirare questo qui, la parola che è scritto qua, diciamo questo quotation, sì? Dal grande percorso. Citazione. Okay, così sì, del Canadian Family Physician. Sì, ricordati, la parola chiave qui è delle strutture, ok? Delle strutture vuol dire tra il cervicale, non è che qui solo abbiamo una vertebra o due vertebre o un muscolo. Qui passa sangue, qui passa fluido cerebrospinale, qui passa il drenaggio del nostro cervello, qui passa le arterie e i nervi, diciamo è una zona critica. Come forse dire un problema elettrico in questo studio o in vostra casa arriva dalla centralina, o 70% delle volte arriva dalla centralina, è vero. 70% delle volte se abbiamo qualche problema elettrica o è colpa della luce che non lavora bene o il filo elettrico, 70% delle volte è la sistema elettrica. E questa quotazione sta dicendo quello. Vuol dire non è che il collo è il problema, solo che il collo più la struttura vicino il collo è il problema. Okay. È un punto critico perché si intersecano molti sistemi, quindi può essere che il problema si concentri qua semplicemente per la densità di strutture che compongono la zona cervicale. Io faccio la controprova con la dottoressa Valeria Zaccheroni, endocrinologa. Mi mandate alla slide numero 7 perché voglio sempre vedere il curriculum vitae, che ovviamente ho raccolto e ristretto perché sono interminabili i curriculum vitae. C'è tutto, dalla vostra vita, alle vostre specialità, ai vostri corsi, ma è una cosa generale. Ho ristretto e vi chiedo scusa. Dottoressa, a lei. Sì, io sono romagnola, forlivese di origine, quindi mi sono diplomata al liceo classico G.B. Morgagni a Forlì. Come dice qui?
Perfetto. Ho fatto la laurea in medicina all'Università di Bologna. Ho avuto l'onore di essere la prima specialista dell'Università di Bologna in endocrinologia, quando ancora l'endocrinologia era una parola... Ecco, si fermi un secondo. È uno di quei termini del piccolo vocabolario. Esatto. Endocrinologia. Endo, dentro. Chiaro. Crino. Siamo sempre in campo di greci, eh? Crino vuol dire secernere. Logia è lo studio. Questa è una vecchia definizione di endocrinologia, quando ancora si pensava che gli ormoni, che erano i messaggeri dell'endocrinologia, fossero soltanto quelle sostanze che venivano secrete all'interno della circolazione sanguigna e che quindi attraverso il sangue andavano a portare un'informazione da dove erano prodotti ai vari bersagli. Questo concetto oggi è completamente cambiato e ribaltato. Ciò che mi fa sorridere è che oggi peraltro è il mio anniversario di laurea, quindi tanti auguri. Dopo. Però quella volta là, che è stato ieri, non è molto, vero? Sì, pochissimi anni fa, quando raccontavo che il mio desiderio sarebbe stato quello di fare l'endocrinologo, in famiglia mia mamma diceva: ma come si chiama quella cosa che vuoi fare tu? Proprio perché allora l'endocrinologia era quasi la fantascienza, nel senso che poco si conosceva, è una scienza che in questi anni ha... E cosa ha a che fare lei, endocrinologa, e l'endocrinologia con la testa sulle spalle? La testa, allora, le malattie, la cervice, cefalee, micranie. Ok, la mia specialità è endocrinologia nella misura più classica, ma anche malattie del ricambio. Fra le malattie del ricambio c'è tutto ciò che riguarda l'aspetto metabolico. Dal punto di vista metabolico il mal di testa c'entra molto con alcune sostanze e soprattutto nella terapia di alcuni tipi, prima elencavate tanti tipi di mal di testa, aggiungo una parola nuova, in alcuni cluster di mal cluster. Di testa. Cluster è scritto, tenete bene, cluster. Torniamo in America. Torniamo in America. Dottor Khan. Palleggiamo dalla Grecia all'America. Voi andate, io sto qui. Grecia e America. Giusto, Camilla. In alcuni cluster di mal di testa si hanno degli ottimi risultati modificando la propria alimentazione. In realtà questi concetti erano già noti da secoli. Il fatto che consumare o il non consumare allora, perché era in situazioni di digiuno, lo stimolare la produzione di corpi chetonici poteva essere la chiave di volta per curare alcune patologie neurologiche. Già gli egizi si erano accorti che i bambini che soffrivano di epilessia, questo male allora così sconosciuto e sotto certi aspetti anche che creava tanta paura, avevano un numero minore di crisi se stavano senza mangiare. La fermo qui perché intanto ci sono le slide che lei dovrà commentare, perché dobbiamo sempre collegare quel pensiero alla slide per capire bene di che cosa parliamo, anche perché ci siamo inoltrati, Camilla, tra il greco, l'americano, l'inglese, qui facciamo un po' di fatica. La dottoressa Marta Brunelli, ortottista funzionale, abbiamo detto prima, il collegamento dell'ortottista con il tema che è quello della testa sulle spalle. Allora, visione e postura sono due discipline complementari che si influenzano sia positivamente che negativamente. Quindi è molto semplice il nostro collegamento con il dottor Khan, noi collaboriamo da tanto tempo. Se c'è un problema relativo alla cervicale di mal di testa, può essere correlato a un deficit visivo.
che si può ridurre o attenuare e migliorare attraverso una parte riabilitativa, cioè facendo degli esercizi per migliorare le performance visive. Funzionale, come dicevo prima, perché è indispensabile un approccio di team, di gruppo, cioè di lavorare tutti insieme. Certe volte si arriva addirittura per esclusione. Sono stati prima dal neurologo, sono stati dall'endocrinologa, sono stati dal gnatologo e alla fine magari anche dalla perservi, che alla fine il risultato è che non c'era niente di grave o di patologico, hanno fatto la valutazione oculistica, l'occhio è sano, c'è magari semplicemente, per modo di dire, un deficit che riguarda l'oculomotricità, la convergenza, che crea questa sintomatologia di mal di testa localizzato per esempio sopra le palpebre oppure a livello temporale o nella fronte. E quindi, tolto tutte le patologie, escluse le patologie, rimane un deficit nell'ambito della fisiologia che si può risolvere, insomma. A me sembra di capire, Camilla, anche da questo ultimo intervento, ma un po' da tutti i primi interventi, perché ancora non abbiamo usato le slide, come in questo team, in questo studio, ma nella vostra collaborazione, nel lavoro di squadra, passi il concetto galileano, che è quello che arrivi alla conclusione dopo aver sperimentato. Non, questo è il principio di Galileo Galilei nella scienza. La scienza deve dimostrare, quindi per arrivare a curare tu devi dimostrare. Questo è quello che lei ha detto in, certo, in poca sintesi. Il neuropsicologo e il dottor Ravaioli. Prego, dottor Marco Ravaioli. La neuropsicologia. E mi mandate anche la slide, dottor Marco Ravaioli. Sì, la neuropsicologia è una disciplina relativamente recente. E diciamo è l'incontro delle neuroscienze con la psicologia. Nello specifico è lo studio del comportamento in relazione al funzionamento anatomo-funzionale del cervello, appunto. Quindi relazionare il comportamento a, diciamo, area del cervello. Bene, nel contesto delle cefalee è risaputo che oltre alle terapie ovviamente classiche e soprattutto di profilassi, anche una parte di medicina cosiddetta comportamentale, cioè l'educazione del paziente a uno stile di vita corretto e la possibilità proprio di essere anche centrale, nell'essere protagonista della propria terapia, nel cambiare le cose non cambiano così per nostra volontà, c'è una parte del nostro impegno e il nostro impegno può essere focalizzato nel essere, avere una compliance maggiore, cioè una maggiore partecipazione alla terapia e soprattutto anche rimodulare il proprio corpo, soprattutto il proprio cervello, in una visione sana, in una visione della salute attiva. La cosa affascinante, se vogliamo, del cervello, che è un organo che si forma del tutto incompleto, la nascita è circa 700 grammi, poi arriverà nel giro di pochi anni a 1,5 kg, e a differenza degli altri organi si va a formare. Gli altri organi, tutto sommato, nascono già formati. Il cervello si forma, quindi in relazione con l'ambiente. Questa teoria che si chiama diatesi stress, ma vuol dire la nostra biologia che incontra l'ambiente. L'ambiente ha la possibilità di modulare il nostro cervello. Questa macchina, come si forma, avrà un'importanza fondamentale nello svolgimento della nostra vita. Non è una cosa irreversibile come si pensava qualche anno fa, è possibile, c'è una certa plasticità e la neuropsicologia può lavorare in questo senso. Dottor Ravaioli, posso fare una domanda magari fuori schema? Lei ha mai tentato di applicare quello che era detto alla politica e all'amministrazione pubblica? È del tutto impossibile perché molto spesso in quegli ambienti non si parla con la ragione, ma vi sono altri interessi che soggiacciono ai ragionamenti. Noi qui si parla solo nell'interesse del paziente, che è primario. In politica non spesso... Lasciamola immagine, ma esatto. Era una domanda provocatoria la mia. Non me ne ero accorto. No, però. Vero. Io invece mi sono accorto di un'altra cosa, vi prego, diamo spazio al maestro Alessio Zeni, perché quando parlava il dottor Ravaioli di cervello, mi ha raccontato Alessio Zeni che cosa? Intanto inquadrate per cortesia telecamera Mauro questo che si rifà a che cosa e che cosa rappresenta. Allora, l'immagine forse più celebre del mondo, a proposito di cervello, la cosa incredibile è che fu proprio un medico, dopo 500 anni, un medico americano, che alzando gli occhi al cielo nella Sistina si accorse di una forma che conosceva molto bene ed era la perfetta sezione di un cervello. Eccolo qua, diciamolo pure, questo è il lobo frontale e tutta la parete con i gangli di sotto che si collegano al collo. E questo è presente nella Cappella Sistina, pari pari.
La cosa ovviamente ha scandalizzato molto gli studiosi che non si erano mai accorti di questa caratteristica, che cambia completamente il concetto, la poetica, il significato dell'opera. Quindi ha messo un signore, il signore creatore, dentro il cervello, la testa di ognuno di noi. Bene. Il messaggio è rivoluzionario. È rivoluzionario. No, molti di noi non sapevano esattamente, proprio diciamo guardando la Cappella Sistina si rimane così estasiati, eccetera, senza la considerazione. Quindi vi ringrazio, perché cervello significa anche riportarci a ciò che rappresenta Michelangelo. Un cervello divino, quindi gli ha dato un'importanza primaria. Questi grandi, quest'anno stiamo celebrando i 500 di Leonardo, il prossimo anno quelli di Raffaello, quindi torneremo su questo argomento. Grazie a lei, maestro, e torno gnatologo. Gnatologo. Vorrei concludere questa prima parte con lei. D'accordo, Camilla? D'accordo, se... io non mi oppongo. Non si oppone, prego. Ecco qua, intanto questa è la sua slide. Quando prima è passata la diapositiva, sì, del 70% delle cefalee, sì, che io ho sentito vibrare i lunghi studi della dottoressa e ha digrignato, certamente. No. Ha passato un momento di stress per resistere a questa faccenda. La parte buona è che la colonna è attaccata alla testa e quindi in realtà alla fine la testa ci sta dentro. L'aspetto del sistema masticatorio è al centro di tanti equilibri e molte persone se ne occupano. In effetti io sono una figura di mezzo tra quello che può essere il mondo dentistico, perché non sono dentista. I dentisti in effetti si occupano di occlusione, di disfunzioni, di rapporti con postura, ma studiano fino alla mandibola. Sotto studiano niente, viceversa chi si occupa di postura, di fisioterapia, di osteopatia, di chiropratica, non studia la mandibola e la parte più alta nella maggior parte dei casi, ci si ferma alle prime due vertebre. Il mondo delle disfunzioni del sistema masticatorio è ampio, ognuno ha un suo modo di vederlo, ci stanno delle filosofie attorno. La verità è che nell'ambito, in quest'ambito, la prima cosa che un bravo professionista deve fare è capire quando non è il caso di curare un paziente, mentre noi vediamo tante persone che vanno da un medico che, anche se non gli trova nulla, gli dà almeno prenda queste pasticche, lei non ha niente, ma prenda queste pasticche, esatto, per i prossimi 15 giorni, perché sembra che il paziente ci rimanga male. Io nella slide numero 1 che lei ha preparato per me e per noi, quando parla del sistema masticatorio, lo stesso schema la useremo per tutti voi con le slide, però mi interessa perché la definizione che lei dà di cefalea, l'abbiamo già data, rumori articolari, difficoltà dell'apertura della bocca, dolore nella regione temporomandibolare, dolore nevralgico e poi ipoacusia e acufeni. Dottor Kang, acufeni? È un mondo. Torna al greco. Prego. Velocemente, se mi dà la spiegazione su questi, sì, assolutamente, tutte quante le strutture sono strutture algogene che possono sostenere a vicenda disfunzioni. In generale chi ha mal di testa non lega a volte l'alterazione del sistema masticatorio, perché viviamo tutti dei compensi occlusali. Quando arriva una persona da noi con diagnosi di malocclusione, il 90% delle persone chiude male, quindi di suo viviamo dei compromessi. Se prendi 100 persone, 3 hanno l'occlusione dei libri, tutti gli altri vivono un range di tolleranza. E quando non si trova spiegazione al mal di testa, gli si dice vai a farti vedere da, ma è per esclusione, non è per collaborazione. Siamo sempre nella teoria galileana, arriviamo per gradi alla dimostrazione. Però spesso il paziente lo fa da solo. Lo fa da solo. Questo è terribile. È sbagliato. Io ho presente, Camilla, lo ripeto spesso, forse anche qui in conclusione di questa prima parte. Voi conoscete quel bellissimo libro, Tre uomini in barca per non parlare del cane? Anche questo americano, eh? Sì. No, questo non l'ho letto. No, non lo conosco. Molto e James Joyce, anzi irlandese, non americano, irlandese per la verità, di Dublino, premio Nobel, il quale disse in questo, dice, perché potete prendere, è un libro bellissimo, tra l'ironico, dice a un certo punto, si lamentava di avere tutti i mali, si tocca e dice, ahimè, non ho il ginocchio della lavandaia.
si lamentava perché non avevi il ginocchio della lavanda. Pubblicità. Dottoressa Camilla Chigli, adesso il nostro compito è quello, piano piano, di avvicinarci al cuore del problema per ogni singola professione e professionalità, perché è come dire, la nostra linea è quella che dobbiamo far comunque capire e non fuorviare la gente. Esatto. Prego. Ma perché l'idea di fondo dietro la realizzazione di questa trasmissione, portare professionalità diverse, con specializzazioni diverse, con metodi diversi, e poi al servizio del paziente, perché non tutti i pazienti hanno lo stesso problema e spesso devono capire la loro specificità. È in questo che è importante la collaborazione delle singole professioni, perché ognuno ha i suoi strumenti. E da dove iniziamo, dottoressa Camilla Chigli? Da dove iniziamo? Perché sono possessivi, questo non lasciano noi molto tempo, quindi diamolo loro. Allora, dal momento che il mal di testa di fondo può essere una patologia, allora io lascerei... Altra parola greca, pathos, logos, va. Io lascerei prima di tutto la parola ai medici. Bene, prego. E poi agli specialisti degli altri settori che possono... Iniziamo. Guardano lei, cara dottoressa. Dottoressa, prego. Salve. Allora, in merito, volevo fare un commento in merito alla giusta, così, alla diapositiva presentata dal dottor Khan sull'incidenza, sulle cause della cefalea nel 70% dei casi. Quella che abbiamo visto, se possono quello recuperarla così la vediamo. Via. Ecco, io volevo segnalare, sottolineare che il tema delle cefalee è un tema complesso e multiforme, anche da un punto di vista eziologico ed eziopatogenetico. Lei prima mi ha chiesto di parlare insomma dei tipi, cioè c'è la cefalea, ecco, questa qua, guardi, più del 70% di tutti i mal di testa, l'emicrania, cioè la patogenesi, la patofisiologia dell'emicrania è diversa dell'emicrania con o senza aura, intendiamoci. Cosa vuol dire con o senza aura? Ecco, l'aura è un momento importante della... Cioè, non l'aura, aura, attenzione. Aura. È un momento importante, può mancare, può essere presente, può non essere presente, è la fase che precede la fase del dolore. Ecco. L'aura ha caratteristiche neurologiche, caratteristiche cliniche molto diverse, per esempio ci sono pazienti che vedono delle luci, che vedono degli spalti, che vedono... Non siamo nell'oltretomba, siamo semplicemente d'accordo, cioè le aure sono molto molto diverse, dipendentemente dalle sedi in cui, dalle sedi di, diciamo, non di lesione, ma le sedi in cui partono le, diciamo, le disfunzioni cortico-ipotalamiche. Perfetto, diciamo. Ma mi dica... Qual è la differenza? Io voglio capire quale... Io voglio capire, le voglio dire questo, che ci sono vari tipi di mal di testa, di cefalea. Le emicranie possono essere genetiche, ci sono 38 tipi di geni identificati, quindi in cui cioè sono riconosciute cause diverse. La cefalea muscolotensiva ha un diverso meccanismo, la cefalea cervicogenica ha quel meccanismo che evidenziava, che, di cui parlava il dottor Khan prima. Importantissimo. Quindi volevo sottolineare che non è chiarita l'eziopatogenesi e la patofisiologia della crisi emicranica, della clusters o della fase del dolore. Poi torno su questi argomenti. Certo. Io intanto però voglio anche farvi sentire una voce, vi rivolge una domanda. Si chiama? Claudia. Claudia, prego, a lei. Dottoressa, le faccio questa domanda perché lei ha parlato di genetica. Io soffro di cefalee da quando facevo liceo
e non sono mai riuscita a trovare una soluzione, fatto sa che questa mia patologia è diventata cronica. E ho un figlio che ha iniziato a soffrire presto, anche lui di mal di testa, adesso è adolescente, e è un fattore anche durante lo studio fortemente invalidante. Quindi c'è una correlazione, una forte predisposizione o cos'altro? Rispondo. Grazie. C'è una forte familiarità. C'è una forte familiarità e come ho detto in precedenza, è quasi una patologia di genere, perché l'incidenza delle donne, cioè le donne soffrono di mal di testa 3 volte tanto, ad eccezione dei grappoli, in cui diciamo il rapporto è assolutamente inverso. Beh, grazie per il momento. So che lei probabilmente dice, ma non mi interrompa, però lo benissimo, faccio benissimo. A fin di bene. A fin certo, di bene lo certo. Vorrei fare una domanda alla dottoressa Zaccheroni. Prego. C'entrano gli ormoni con il fatto che le donne, c'entrano gli ormoni tipicamente femminili col fatto che le donne soffrono di mal di testa più degli uomini? Sicuramente questa può essere una delle cause, perché comunque anche le variazioni sia della pressione sanguigna, sia di quello che è proprio l'edema all'interno della scatola cranica, può essere una delle cause del mal di testa. Approfitto della parola per sottolineare un aspetto che la signora ha appena sottolineato, ed è la cronicità. La cronicità è la chiave che legge la nostra presenza qui. Il mal di testa è una malattia che ha degli aspetti cronici e, come tutte le patologie croniche, ha necessità di una valutazione multidisciplinare. È difficile, al di là delle mille sfaccettature, delle mille forme, quindi del fatto che ci possa essere la parte ormonale, quindi la cefalea che insorge in relazione alle variazioni del ciclo, ma c'è fondamentalmente una patologia cronica e che può avere più aspetti insieme, e che quindi va trattata da più figure contemporaneamente. Io ho una slide che considero, non mi guardi male dottor Kant perché arrivo da lei, che dice questo, c'è questa ricerca del Censis del 2019. Sì, ma ricerca, sono i risultati di una ricerca recentissima che è stata fatta tra l'altro con la collaborazione anche delle associazioni di pazienti. Ok. E come quello che è il manifesto rivolto ai pazienti, sono tutte un'associazione. Anche in quello le associazioni dei pazienti allora, hanno collaborato. Allora, dice questa ricerca, sì. Me la mandate, la numero 2 questa, dice che il 36,7% dei pazienti ammette di avere derubricato il proprio mal di testa. Mi dice, ho un mal di testa, ma poi non ci fa caso. Come un disturbo che è normale avere di tanto in tanto. Dice ogni tanto mi alzo, ho il mal di testa la mattina oppure mi viene il mal di testa. Purtroppo, il 36,7%. Sì, purtroppo il mal di testa dalla gente non viene considerato un problema neurologico, viene spesso considerato una cosa con cui semplicemente convivere, il che però purtroppo fa sì che se non si interviene in qualche maniera Perfetto. Nel correggere il meccanismo per cui si crea il mal di testa, c'è il rischio di cronicizzazione. E qui che c'è l'altro elemento, il 41,1% ha aspettato, non so se riusciamo a vederli questi dati, sono quelli relativi a indagine Censis, il 41,1% ha aspettato più di un anno prima di rivolgersi al medico dopo il primo episodio. Un anno, quindi con mal di testa. In questa slide non è indicato che nei dati che sono venuti fuori nella ricerca c'è una percentuale neanche troppo bassa di pazienti che hanno aspettato ben 5 anni. Condurre, sono loro i protagonisti. Facciamocelo dire da loro. Dottor Kahn, cosa dice lei? Non solo è assistente, ma anche... No. Guarda, tutti questi argomenti, dottoressa, oggi lei. Lei. Io sono solo da una parte. No, scusatemi, una precisazione la no, devo no, fare. No, non devi Lo fare specialista niente. Per cervicale no. è lui. No. Allora, posso non dire era questo. A pubblico, su televisione dico... Guardi Camilla, in telecamera, dici quel tondino, senza dica Camilla, dentro. Non lavoriamo come stiamo lavorando, perché mi mantiene l'organizzazione e anzi mi aiuta da raccogliere questo tipo di dati. E le dati sono abbastanza importanti per motivo per i dottori. Uno, perché spingono noi da migliorare il nostro approccio.
come dicevano qui, tra le the quotations, le citazioni, sì, le citation delle slide. Sì, sì, un anno, un giorno con una mal di testa cronica, immagino la signora che ha mal di testa o sua famiglia che sta soffrendo adesso, un giorno è troppo. Immaginiamo un anno, dopo immaginiamo quello che non è scritto, che sono 5 anni. E poi siamo qui, medici, dottori, specialisti, le professionisti in ogni ambito del nostro settore, che non abbiamo, uno, la consapevolezza del tutto, come diceva la dottoressa Zaccheroni, che dobbiamo lavorarci insieme. E poi, anche se lavoriamo insieme, è la uova o la gallina, cosa che è arrivato prima. E il nostro, o il mio occhi, e immagino in occhi di tutti qui, le professioniste qui, togliamo il pericolo. 2 settimane fa mi è arrivato un nostro paziente, chiamato improvvisamente, siamo chiusi, domenica ha chiamato lei perché aveva il nostro numero personale, mal di testa senza motivo, mai avuto mal di testa, età più di 70, okay? Il mio primo dubbio era, ok, c'è qualcosa che non va. Dottore, guarda, lo so che sei molto bravo con mal di testa, vengo, facciamo il vostro esame, facciamo trattamenti. No, no, signora, lei deve andare al pronto soccorso, lei deve chiamare il suo medico di base, deve fare i controlli che togliamo il dubbio, perché i dubbi sono molto pericolosi. Quando abbiamo tolto il dubbio, dopo lavoriamo e collaboriamo con gli specialisti per saperlo, uno, origine del problema, e poi chi è il migliore persona che può dare la risultata più alta. Ritorniamo al discorso che abbiamo fatto prima su quello famoso 70%, o anzi anche quello che diceva la dottoressa Zaccheroni. Infine, come che le mal di testa e le patofisiologia, diciamo, come l'evoluzione della malattia o del problema, come che non è solo un singolo fattore, noi dobbiamo lavorarci sull'anatomia normale. Dobbiamo controllare ogni paziente che è presente con una mal di testa contro un'anatomia normale. Ogni medico, ogni dottore, ogni specialista guarda in suo modo. Okay? Una neurologa, non parlo per neurologi o non parlo per il medico della situazione come una pronto soccorso, però guardano se c'è qualcosa rotto, se c'è qualche tumore, se c'è qualche ictus, anatomia normale contro questo paziente che è presente. La dottoressa Zaccheroni, quando guarda, diciamo, parliamo del ormoni, guarda le ormoni se ci sono normali o no. E la dottoressa che guarda gli occhi, scusa, Marta che guarda gli occhi se stanno lavorando bene o male. Qualcun dottore che guarda la mandibola, guarda se lavora bene o male, neuropsicologia, tutti guardiamo in un modo normale contro il paziente che è presente. Se c'è qualcosa che non è normale, dobbiamo mettere verso normale, perché è una parte, tutto scientificamente valido, che riesce a causare il fattore scatenante per questo sistema neurologico da saltare e causare questo mal di testa o cronico, o quegli episodi piccoli che vengono e vanno. Vuol dire, non è tanto la patologia che dobbiamo guardare, però la fisiologia. Se la fisiologia è a posto, ce l'abbiamo qualcosa che abbiamo sbagliato. E questo è il discorso per tutti i medici, tutti gli specialisti. Vuol dire, se mia fisiologia, se viene qualcuno presente da noi, il nostro studio, se quella parte che guardo io è a posto, devo mandare da qualcuno altro che guarda in un ottico diverso. Se no, sto facendo un disservizio al paziente. E dico, guarda, non c'è niente da farlo, convivere per 20-30 anni e basta. No, no, c'è qualcosa da farlo. Dottor Cani, io ricordo, perché scanso di equivoci, credo personalmente, ma molti degli italiani di qui, 1 su 10 italiani, se non ricordo male, che è affetto da una forma di mal di testa. 136 milioni in Europa, 1 miliardo a livello mondiale. Quindi non stiamo parlando, 1 miliardo su 7 miliardi e 100, quindi sono fenomeni molto importanti. Mi ricordo la prima volta quando affrontai questo tema e si portò di fronte a un cranio, dal cranio partivano tanti fili elettrici, io non so se abbiamo questa immagine, ma davvero fu spaventosamente paradigmatica, voglio dire che mi illustrò talmente bene questi fili che partivano e attraverso, facciamo una puntata di Atlante e Epistrofeo, vengono in giù e si irradiano su tutto il corpo. Puoi usare anche l'immagine di là, questa? Se posso, sì. Sì, prego. Questo che sta facendo? No, quello a sinistra. A sinistra, sì. Questo del...
Del cervello. Il cervello dove attacca? Diciamo il Dio is, you know, when he gives the power to Adam. Okay? Good. He's good. Okay? Dio che dà il potere. Okay? It's one connection. È un collegamento. È abbastanza, dicono che è zona del tronco encefalico o il collegamento del proprio il cervello che attacca con il corpo. E con le file elettrici, lei diceva, è una parte del tronco encefalico. Io non so se le dottoresse qui presenti, i dottori qui presenti, mi mandate, Camilla, la slide numero 8, sempre in successione a quella che avete mandato, quando dice esistono prove anatomiche, fisiologiche e cliniche che indicano che disordini strutturali della colonna sono causa frequente di mal di testa. Adesso se arriva la commenteremo insieme, però a lei ancora, vero o non vero questo? Vero, perché anatomia non è normale. Come dicevo prima, se anatomia non è normale, dobbiamo mettere verso una anatomia quasi normale, o verso normale, o perfetto, perfezione non esiste. Paragone, se abbiamo una pressione 120-80 come un valore normale, e qualcuno presenta con una pressione 121-81, non è tanto da preoccupare. Se qualcuno presente con 200-150, allora il medico, il dottore preoccupa, dice guarda c'è qualcosa qui anatomicamente che non va a posto. Per questo motivo anatomia è più importante della malattia. Quando qualcuno presenta da me, io solo sto parlando del nostro studio, che è come approccio io, non guardo come la patologia deve escludere il medico giusto, guardiamo anatomia, se anatomia non è a posto, mettiamo a posto l'anatomia, verifichiamo che abbiamo messo a posto. Se va via mal di testa, fantastico, è abbastanza delle volte quando facciamo va via mal di testa. E poi gli altri sintomi secondari che sono legati sulla mal di testa. Come gli altri professionisti che fanno quello del discorso dell'anatomia. Certo che andare a studiare, a leggere, capire che magari dopo il tema del cancro, così la chiamiamo, il mal di testa è la terza disabilità a livello mondiale. Adesso non ce ne rendiamo mica conto di questo, è la terza disabilità a livello mondiale. Quindi penso alle malattie cardiopatici, alla cardiologia, ma anche ai fatti interessanti, drammatici, come per la verità adesso si tende a curare, non a guarire, ma molte forme di tumore, però la terza causa è a livello globale, quindi nonché la forte. Prima tra le disfunzioni neurologiche, sì. Invalidante. A voi, a lei, all'endocrinologa. Facciamo un altro giro proprio nel merito. Lei se vuole chiami pure anche le slide, che le commentiamo insieme. Sicuramente dal punto di vista ormonale parecchi sono i fattori che possono condizionare il mal di testa, ma quelli che forse sono di maggiore interesse attuale sono i fattori metabolici. Vi avevo accennato prima al digiuno. Il digiuno potrebbe essere un'ottima terapia per il mal di testa. Proprio perché il digiuno è in grado di mettere in atto delle reazioni chimiche nel nostro organismo tali da formare alcune sostanze che si chiamano corpi chetonici. Oggi c'è, forse questo termine è molto più conosciuto rispetto a quanto non potesse essere in passato. Ci si incontra per strada e ci si dice sei in cheto? In realtà... Ma me lo dici ancora, sei in cheto? Bene, in cheto. Una nuova cheto. Perché è diventato perché, una faccia alimentare perché importante? Perché al di là del mal di testa, ma in tante altre patologie, e ripeto, in tante altre patologie croniche, l'utilizzo dell'effetto dei corpi chetonici può essere veramente terapeutico. Stiamo parlando, lo dico, della regia della chetosi fisiologica, mandate pure in successione queste slide che sono estremamente interessanti. È una terapia d'avanguardia, però. È una terapia di avanguardia che però, come dicevo prima, nasce dai tempi degli Egizi. È una terapia che nasce da quando nasce l'uomo, da quando è iniziata la vita, nel senso che... Quindi è una malattia antropologica, diciamo così, No, è la risposta a una malattia, nel senso che
chi ci ha dato la vita e ci ha dato anche la malattia, ci ha dato anche tutti gli strumenti per contrastare la malattia. Quindi la chetosi e l'effetto della chetosi non è altro che una misura di protezione del nostro organismo di fronte a un qualcosa che non sta andando bene. E la, questo è bello perché vedo che un po' tutti ci interessiamo, la dieta magari, la dieta chetogenica. Non stiamo parlando di vegana, vegetariana, la dieta chetogenica. La dieta chetogenica è una dieta che porta alla formazione dei chetoni, dei corpi chetonici. È una dieta che ha un basso tenore di carboidrati, quindi i carboidrati possono essere da una quota veramente molto 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 bassa fino a diciamo un massimo di 50 grammi al giorno. Quindi lei cosa vuol dire? Ci mangiate pochi tortelli, poca pasta? In Romagna la dieta chetogenica è difficilissima. È difficilissima, per quello che dicevo. Il carboidrato chiama continuamente. Continuamente, questo chetone, ma non, come la mettiamo? Perché il carboidrato chiama, perché il carboidrato poi si serve dell'insulina e l'insulina è un po' il nostro grande nemico ed è quello che chiama l'altro carboidrato, chiama la fame, chiama il peso. Quindi l'antagonista dell'insulina è il chetone. Il chetone non è altro che un carburante che il nostro corpo può usare al posto dello zucchero. Quindi non consumiamo zuccheri, formiamo corpi chetonici e questi fungono da carburante, anzi da supercarburante per il nostro organismo. Sì, io credo 2 o 3 puntate fa in uno dei ping pong dal titolo Obesità, abbiamo trattato il tema dell'obesità, non so se abbia avuto la sfortuna di vederlo, però erano presenti in tribuna, tra l'altro si sono comportati benissimo perché si mettono in gioco, una donna che era 150 kg ed era arrivata a 80. Poi invece c'era un caso, forse ne avrete sentito parlare, non dico nei nomi e cognomi, di un ragazzo di 14 anni del peso di 150 kg. Quindi un bel problema questo, quindi non è il problema dei romagnoli che mangiano pasta, qui ci sono delle disfunzioni. Certo, sicuramente il problema dell'obesità, che può essere un altro dei fattori condizionanti il mal di testa. Però, mi scusi ancora, mi rivolgo al neuropsicologo, quella donna diceva che fatica, mi alzo la notte, guardo il frigo che è sempre pieno, vorrei svuotarlo. Qui entrano in ballo tanti fattori. Vuoi rispondere? Prego. Prego. La difficoltà nel resistere è legata al fatto che spesso l'obesità è associata a disturbi del comportamento e disturbi del comportamento alimentare. Quindi se noi pensiamo di contrastare questa malattia unicamente con la prescrizione della dieta, ma senza chiamare in causa chi si occupa di comportamento, sicuramente avremo una risposta fallimentare. Sei d'accordo? Assolutamente. D'accordo il neuropsicologo? Beh, l'obesità è una patologia estremamente complessa, estremamente complessa. Il ruolo comportamentale, cioè la funzione comportamentale è di vitale importanza anche perché è di supporto alla terapia che in questo caso, oltre che nutrizionale, ha molto a che fare con le discipline rappresentate. Ma mi volevo ricollegare a quello che si diceva prima sulle cefalee, cioè fino a qualche anno fa non era considerata una patologia del tutto rilevante. Prima mi ho trovato in mente uno studio del 2013 di Lancet che riprendeva una eminente rivista scientifica, uno studio dell'OMS del 2013 in cui si diceva si prendeva in considerazione 140 tipi di patologie, albene le cefalee erano al 7° posto come fonte di disabilità. Quindi si parla di un 15% circa della popolazione in Italia, quindi parliamo di milioni di persone che soffrono di questa patologia, che è altamente invalidante. Ha dei riscontri sociali importanti, anche dei costi sociali. È una causa di astensione dal lavoro, dalle relazioni, dalla vita affettiva. Va a incidere in maniera trasversale su tutti questi aspetti. Mi preme dire che è ovvio che, immagino anche
la signora che è intervenuta prima, che in una fase acuta tipo di un'emicrania, che spesso ha dei fattori congeniti, ereditari, la terapia, diciamo, d'urgenza, come diceva prima il dottor Kahn, con cui condivido molto il suo pensiero, cioè va in qualche modo trattata, quindi c'è una nutrita schiera di farmaci, anche vengono presi poi da altre discipline, come magari la dottoressa, non sono io quello deputato. Bene, passata questa fase è importante intervenire in maniera più trasversale, più longitudinale, quindi queste terapie anche di nuova generazione come la tossina botulimica, che pare avere dei grandi risultati, oppure l'ultimissima anche stimolazione elettrica direttamente sul nervo vago, queste terapie, diciamo, all'avanguardia, non possono non prescindere dal fatto che il paziente deve in qualche modo impegnarsi. Non è sufficiente in questo tipo di patologia così complessa prendere il farmaco, anzi, in questo tipo di patologie, dottoressa ci dirà, sono sicuro, è molto facile, oltre che diventare cronicizzato, anche abusare di farmaci. E l'abuso del farmaco, abbassando da solo il dolore, fa sì innesca la cronicità della patologia. Quindi è importante che il paziente collabori, e in maniera attiva, proattiva. Parto dalle cose più semplici, più banali, se vogliamo, arrivando a quelle più complesse, tipo l'igiene del sonno, non saltare i pasti, dormire in maniera opportuna anche nella posizione in cui si dorme. Insomma, questi fattori psicoeducativi possono essere trasmessi in maniera... Continui, perché non so se lei abbia procurato qualcosa. No, continuerà dopo. Continuerà dopo, perché si è auto-escluso il nostro dottor Vaioli. La riprenderemo dopo. Prego, Camilla. Io vorrei chiedere alla dottoressa Brunelli, perché prima si era parlato di bambini con un esordio, quindi in età molto giovane, del mal di testa. Di solito c'è una cautela particolare con i bambini ad andare subito alla terapia farmacologica, per cui si cercano magari possibilità alternative di trattamento. Certo. Io so che lei ha molti bambini tra i suoi pazienti. Sì, io lavoro molto spesso con i bambini, anche perché siamo in un periodo storico particolare dove tablet, cellulare, PlayStation, insomma tutti i nostri mezzi che utilizziamo vanno a sovraccaricare il nostro sistema visivo, e molto spesso la sintomatologia dove ricadono i nostri adolescenti è proprio il mal di testa, che è un sovraccarico, un abuso, diciamo, del video terminale nel vicino. Io stessa a 15 anni avevo mal di testa, un mal di testa talmente limitante che non riuscivo più a studiare, e quindi ho messo in crisi un po' tutta la famiglia, no? E ho fatto tutto l'iter burocratico. Sono passata dal neurologo, sono andata dal posturologo, sono andata dall'agnotologo, dall'endocrinologa, fino a passare anche alla parte di terapia. Ma alla fine il mio unico difetto che avevo era un deficit di convergenza, per cui questo mal di testa si accentuava nello studio, che era il mio lavoro. E quindi con la terapia visiva, la riabilitazione e quindi gli esercizi, sono riuscita a ripristinare questo meccanismo di convergenza che per vari motivi si era scompensato, e avere un decorso scolastico nella norma senza più avere questo sintomo che mi costringeva a stare chiusa in casa, al buio, e non mi riusciva a far applicare nel vicino. Quindi adesso a maggior ragione i consigli da dare ai nostri adolescenti è non vivere su un eremo senza più il cellulare, oppure farli vivere senza questa tecnologia dove loro sono immersi tutti i giorni anche a livello scolastico, ma è dosare le energie visive, diciamo, nell'applicazione del vicino e fare pause frequenti, lo stesso anche chi sta al computer. Ecco, io le chiedo di ripetere questo che sta dicendo adesso, perché è un didattico per ciascuno di noi, per le nostre famiglie, per i giovani. Qualche giorno fa ho letto questo articolo, un ragazzo di 6 anni ha riconsegnato lo smartphone ai genitori, non so se vi sia sfuggita notizia, perché dice: io ho bisogno che riprenda la mia vita. Va in quella direzione? Purtroppo sì, è molto facile ricadere in questo periodo qui nell'abuso, e quindi rimangono proprio, non solo a livello visivo, a livello posturale, a livello relazionale, in un altro mondo, insomma. E cosa succede? Che questo sistema visivo, questo muscolo, che è un muscolo, si rigidisce troppo,
Per cui lui è nato per vivere in dinamica fuori l'aria aperta e si ritrova invece in ambiente più circoscritto, molto nel vicino, e quindi è molto più facile ricadere in questa sintomatologia qui. Sono piccole norme di igiene visiva, io le chiamo, cioè piccole regoline che applicate tutti i giorni possono produrre dei grandi benefici o ridurre il sintomo, e quindi è una sorta di prevenzione molto importante. E qui si dimostra, cara dottoressa, ma cari professionisti, per tutti voi, per tutti noi, come anche questo tema, non è che possiamo tornare indietro all'età della pietra con la scoperta della ruota, del fuoco o i primi Adamo ed Eva, non possiamo tornare indietro, però in medio stat virtus, dicevano i latini che ci hanno insegnato tante cose, quindi dobbiamo convivere, caro dottor Vaioli, con la tecnologia, l'innovazione, ma saperne fare l'uso adeguato, perché altrimenti non è solo l'ortottista, ma ciascuno di voi che viene coinvolto, soprattutto per le future generazioni, perché stiamo andando verso un futuro che non è solo la tecnologia, ma è l'intelligenza artificiale. Che cosa vuol dire? Che ricaduta ha tutto ciò, questo impegno nelle vostre professioni? Questa è una bella domanda alla quale vi sfido, voglio che rispondiate, perché adesso andiamo un po' in pubblicità, riprendiamo, ma riprendiamo da questo argomento. Noi dobbiamo, certo oggi stiamo vivendo, i fattori genetici dei quali parlate sono una cosa, ma i fattori ambientali sono un'altra cosa ancora. Quindi come combinare questi fattori che incidono direttamente sul tema che stiamo trattando, che è il mal di testa, ma in generale sulla nostra vita. Possiamo andare in pubblicità? Prego, regia. Lei si chiama? Giorgia. Giorgia. Ma perché io vengo qui con il microfono? Perché? Ecco, questa sarebbe una bella domanda. Io presuppongo che lei da me voglia sapere come ho fatto a finire in cura e completare il mio processo, quasi completare il mio processo. Ma scusi, lei si fa mettere volentieri le mani addosso? Come no? Dipende. Dalla dottoressa Brunelli un po' di più, perché avevo iniziato con lei, io sono uno dei pochi adulti che aveva in cura la dottoressa Brunelli. Poi la dottoressa Brunelli a un certo punto ha deciso che io mi meritavo di guarire definitivamente da questo problema collegato anche nel mio caso alla convergenza degli occhi, e mi ha mandato dal dottor Kahn. Non l'avesse mai fatto. Non l'avesse mai fatto, però penso che la ringrazierò per tutto il resto della mia vita, perché io ero una di quelle che il mal di testa lo negava, non lo raccontava, perché il mal di testa è la malattia dei pigri, la malattia degli svogliati, e ce l'avevo veramente circa 300 giorni all'anno. E adesso io il mal di testa ce l'ho due volte all'anno, se ce l'ho. E quindi, nonostante non sempre magari la terapia sia non vedo l'ora, nonostante tutto devo dire la verità che se non l'avessi fatta sarei ancora uno dei disabili, passatemi la parola, che si terrebbe il mal di testa facendo finta di non averlo, proprio per non essere il pigro della situazione. Quindi lei sta provando sulla sua testa gli effetti positivi? Sul mio collo, sulla mia C2/C3. C2-C3. C1-C2. C1-C2. Atlante Pistrofeo. Sbaglio? Sono due. C1-C2-C3, non lo so, però. Con lei parlo dopo. Dopo. Lei non in tono indicativo, qua. Quelli due lì, sì. Che sono la causa dei mali. Che è la causa del mio male, che nessuno mi aveva diagnosticato. Dottoressa Brunelli, è stata chiamata in causa. Perché lei poi a un certo punto dice, io le ho fatte tutte, adesso la mando dal dottor Kahn? Giorgia aveva un deficit di convergenza e quindi era indispensabile fare prima la terapia visiva. Poi, durante la terapia, l'anamnesi, comunque chiedere al paziente come sta e la varia sintomatologia che ha, è stato importante per capire che c'era una concomitanza di due eventi, sia la parte visiva che la parte dovuta alla parte cervicale. Quindi io le ho consigliato di andare dal mio collega per poter completare il ciclo e risolvere la sua anomalia, il suo mal di testa che era diventato veramente troppo limitante. Dottor Kahn, è venuta da lei? Sì, confermo, se posso dire, non lo so. Però ha fatto un po' di confusione tra seconda e terza. Mi sa, mi voleva prendere un po' in giro, perché prima diceva che piace più la dottoressa invece di me. Evidente. No, è brava, abbiamo aiutato e questo è un lavoro veramente collaborativo. Lei ha fatto sua parte, io ho fatto mia parte e infine ci sono risultati. E non abbiamo pagata, è venuta per conto suo.
ci vogliamo bene per tutti gli altri pazienti che soffrono da questo problema e che hanno bisogno di un lavoro o solo una persona o una collaborazione. Dottoressa Chigi, Camilla, adesso io credo che nel tempo che ci è rimasto, non molto, noi dobbiamo a tutti i nostri protagonisti rivolgere la domanda: che consigliare, cosa fare di fronte a questa situazione diffusa del paese, nel mondo, in Europa, cosa dobbiamo fare? Questo vorrei che fossero i consigli di una conclusione di questo ping pong molto interessante. Inizi lei, io ho presente anche il gnatologo perché mi interessa molto. Ma infatti anch'io volevo fare una domanda al dottor Martini. Noi qui abbiamo il chiaro esempio che stiamo trattando un problema multiforme che può avere molti fattori e che non ha una risposta unica. Per cui ci sono una serie di passaggi necessari, di verifiche che non ci siano in atto patologie scatenanti che richiedono un intervento medico, dove non sussiste, e il paziente l'ha già verificato, che non sussiste un problema patologico di competenza medica, allora si può ricorrere a tecniche riabilitative, come quella della dottoressa D'accordo, Brunelli. Grazie. Gnatologo. Altro esempio di tecnica riabilitativa. Non è che un paziente ha un tipo di mal di testa. Succede spesso che il paziente è cefalalgico, per cui dall'anamnesi ti racconto una storia nel quale ti dice: mi sveglio la mattina con il mal di testa, ma non è sempre così. Delle volte è un mal di testa costante, delle altre volte è pulsante. A volte mi parte dalla colonna cervicale, mi prende sui capelli, ho dolore sul cuoio capelluto. Mi viene quando sono molto stanco, quando sono molto stressato. Ce l'aveva anche mia mamma. In queste parole ti rendi conto che può essere una emicrania, perché è ereditaria, muscolotensiva, perché è legata allo stress, posizionale, perché è cervicogenica. Se ti dice anche: bevo il vino bianco e mi viene il mal di testa, ci hai messo dentro altro. Quindi di suo le persone sono più spesso cefalalgiche, che hanno un tipo solo di mal di testa. Dal mio punto di vista inquadro quella che è la mia possibilità e la mia capacità, quindi valuti i muscoli masticatori, la tensione, le strutture dell'articolazione temporomandibolare, se vivono una loro capacità, un loro movimento, se l'articolazione fa dei rumori, se le persone durante la masticazione riescono ad avere comfort. E nell'ambito di quella che è l'agnatologia, strumento comune di utilizzo è il BITE, perché nella mentalità diffusa è che il paziente è nervoso, è stressato, stringe i denti. E io mi trovo di fronte a delle persone che ti raccontano: io sono stressata perché sto male, non sto male perché sono stressata, perché se io stessi bene non sarei più stressato e a questo punto non avrei neanche tutti questi dolori che ho. E riuscire ad inquadrare qual è il motivo per cui il sistema vive un sovraccarico, che può essere di natura occlusale se la chiusura è scomoda, davvero di natura stressogena nel momento in cui alla persona sottoposta a pressione viene chiesto più di quello che può dare. In effetti è una reazione normale il sovraccarico dei muscoli masticatori e quindi il serramento nei pazienti sottoposti ad attività che sono stressogene. Se noi solleviamo un mobile non lo facciamo con la bocca aperta, perché stringere i denti aumenta la forza del nostro corpo, 15%. Se noi siamo concentrati per non sbagliare qualcosa, stringiamo i denti, cioè rispondiamo nello stesso modo. Il nostro organismo non sa distinguere uno sforzo fisico da uno sforzo di testa. E a quel punto il sovraccarico produce aumento dell'acido lattico e quindi a quel punto un'acidosi. Questo è interessante, è sua? Sì, quando si arriva a stringere i denti un 25% della possibilità, il sistema riduce anche di un terzo l'irrorazione del muscolo. Ci sta una grande distinzione da fare poi, perché i termini spesso vengono confusi. C'è chi... Questo è il vocabolario minimo, vero? Stringe i denti, il serratore stringe i denti, il bruxista struscia i denti. È la differenza tra il grinding e il clenching americano. Di suo chi stringe i denti non danneggia mai le cuspidi, quindi non puoi notare. Le persone vengono da me e mi dicono: durante la notte non faccio rumore, mio marito mi ha detto che... Però magari sta avvinghiato con le mandibole,
come un assassino. Magari il suo marito russa anziché... Poi nel notato ha detto il marito russa per difenderla dalle belve feroci. Ah, ho capito, per allontanarla. Un retaggio preistorico. È bello. Però è bella anche l'immagine che lei ha portato a noi, che è la 11, quando fa vedere la differenza tra serramento, cioè stringere le dentature inferiori, sì, col bruxismo. Assolutamente sì. Il serramento in genere danneggia le articolazioni, il sistema legamentoso, e fa in maniera che i muscoli non abbiano ricambio normale di sangue. Il bruxismo invece si scatena nell'ambito del movimento, si usurano le cuspidi, le guide, e spesso è legato alla scomodità occlusale, cioè una bocca che non è comoda va a cercare una posizione migliore, o anche cause legate all'aspetto gastrico, reflusso e quant'altro. Le erosioni spesso sono molto belle, interessanti e divulgative anche le slide numero 6 e 7, quando lei parla del carattere, le caratteristiche del dolore, ma anche la localizzazione del dolore. Sì, in genere il dolore che riguarda l'aspetto della cefalea muscolare, ora che sia proprio legata al sistema masticatorio, questo è muscolo tensivo, è un dolore costante, pressante, stringente, qualcosa che ti comprime e non è pulsante. Quando è pulsante ci sta un legame anche circolatorio e vai ad indagare altro. E, di suo, nella maggior parte dei casi, coinvolge tutti e due i lati della testa o l'apice, a volte la nuca, ma comunque raramente è emicranico, cioè soltanto da un lato della faccia. Non coinvolge l'occhio, quindi quando ci sono persone che ti raccontano che a volte ce l'hanno solo a metà, a volte soltanto al centro della testa, tu devi capire che è una persona che può essere, diciamo, coinvolta nelle valutazioni di vari specialisti. Infatti, quando la signora prima diceva io soffro di mal di testa da quando ero giovane e adesso ce l'ha anche mio figlio, le due parole significa uno che ancora non l'ha risolto, quindi in realtà i giri che ha fatto, due che ce l'ha anche il figlio, e quindi di suo qualcosa di base ereditaria, familiare, come dice la professoressa, ci sta dentro. Però a quel punto l'idea verrebbe in mente, mi piacerebbe valutare i muscoli masticatori, le inserzioni, capire se la capsula articolare è stressata dal sovraccarico. Altra piccola cosa, ci stanno tante persone che raccontano che di suo non serrano la bocca, ma hanno mal di testa. In effetti ci sta proprio che più spesso è la stanchezza muscolare che dà il dolore. Non è per forza un muscolo ipertonico a dare il dolore, è un muscolo stanco, un muscolo distonico. E tante terapie fatte per le cefalee muscolo-tensive, così definite, fatte da miorilassanti, spesso fanno peggiorare i pazienti o non sono utili, perché tu cerchi di indebolire un muscolo che già di suo lo vai a sentire, è un muscolo scarso. Dottor Martini, ma è corretto usare il bite per la notte, notturno, cioè una piccola... Nella parola bite si racchiude un mondo, sì. Anche se la maggior parte dei dentisti pensa che un bite sia una placca di svincolo. E ci stanno alcuni bite che vengono serrati meglio dai protagonisti e quindi in realtà sono controproducenti. E quindi a quel punto bisogna ragionare. Bisogna sempre fidarsi del gnatologo, comunque, perché viene costruito ad hoc. Ah beh, quello certamente sarebbe è il minimo. Ci stanno persone che dormono tutta la notte con la bocca aperta e digrignano davanti al computer dentro l'ufficio. Ma qual è il momento adatto per tenere un bite? Durante un... E quindi a quel punto, se la comodità del tempo notturno direbbe tienitelo di notte, che così hai la possibilità di proteggere i denti, ma di suo in realtà poi ci vuole uno studio specifico per i muscoli, per le posizioni delle articolazioni e quant'altro. Un bite non è un bite e basta, ma è un dispositivo che mira ad ottenere un risultato. Camilla, oggi noi nella nostra società siamo sempre sottoposti a come combattere il dolore. Noi abbiamo paura del dolore. Questa è una società che deve far di tutto, magari vada alla neurologia. Io, lo dice poi lei, quando nella slide numero 4 e 5 affronta le caratteristiche del dolore. Noi vogliamo rifuggire dal dolore, perché la prima cura non è curare quell'evento, quella malattia, è perché non vogliamo sentir male. Esatto, non vogliamo sentir male, cioè l'approccio alle cefalee, al dolore comunque, al dolore nelle emicranie, nelle cefalee, è un approccio, come diceva il collega, in acuto oppure in cronico. L'obiettivo di togliere il dolore, cioè i farmaci che si usano nella terapia acuta della cefalea, sono certamente nella terapia acuta, ad esempio, dell'emicrania, presi in prestito, come diceva, da altre patologie, tipo beta blocco e quant'altro, sono volti a togliere il dolore e questo è un problema.
L'altro aspetto rilevante del togliere il dolore è quello di evitare la cronicizzazione o l'abuso di farmaci che antidolorifici o di farmaci che facciano, che favoriscono ad esempio da un lato il cronicizzarsi della cefalea e quindi il non controllo del dolore. Il secondo aspetto da cogliere è la profilassi della cefalea, quindi terapia in acuto, terapia in cronico, profilassi della cefalea. Le classi di farmaci sono diverse, ovviamente. Terapia in acuto, i triptani, che poi presi lungamente possono far venire quella cefalea da abuso, eccetera. Terapia in cronico, i FANS o altri, per parlare di farmaci, non per parlare... Ecco, oppure la profilassi, importantissima la profilassi. Quando è che parliamo di cefalea cronica? C'è un consensus recente uscito sulla cefalea cronica, quando la durata del dolore mensile è superiore, si dice, agli 8 giorni, prima si diceva ai 15 giorni. Adesso c'è uno studio russo e danese, uscito adesso, che pone il cutoff, la soglia, a 8 giorni. 8 giorni al mese di dolore vogliono dire, per tutti i mesi vuol dire cronicizzare. Quindi necessità della profilassi, necessità di utilizzo del farmaco di profilassi. Camilla, in quest'ultimo giro, sentiamo tutti, perché è l'ultimo giro che stiamo facendo. Allora, chiedo un'ultima cosa alla dottoressa Galassi. Ma velocemente, perché devono rispondere tutte e tre. La scelta del farmaco, chi la fa? Il medico generale, il medico di base, lo specialista? Questa è una domanda intelligente. Allora, con risposta altrettanto intelligente e breve. Allora, la scelta del farmaco dipende dall'età, dal sesso anche, dalla durata e dalle caratteristiche del mal di testa. Ha capito? Quindi dipende da una serie di fattori. La dottoressa Zaccheroni ha detto una cosa molto importante prima. Il ruolo di farmaci, degli ormoni, c'è un ruolo sicuro degli ormoni nella cefalea, c'è un ruolo sicuro degli ormoni non solo, anche degli estroprogestinici nella cefalea, un ruolo certissimo nella cefalea, quindi la scelta la fa, io direi lo specialista del centro cefaleo, il neurologo. Lo deve. Grazie, okay. A voi. Grazie. Tutti questo giro finale, cominciare da lei, endocrinologa. Allora. I vostri consigli adesso, perché questo è il punto, non è che ricominciamo, i consigli di fronte a queste cose. Allora, un consiglio sicuramente, o meglio una precisazione. Abbiamo parlato di chetosi, sicuramente la chetosi può essere uno degli approcci al mal di testa, deve essere chiarito e valutata nella sua completezza, nel senso che tanti scambiano la chetosi con la chetoacidosi e quindi hanno paura di questo fenomeno. In realtà la chetosi può essere fisiologica, è una delle prime slide che abbiamo fatto vedere. Tutte le notti, oltre a digrignare i denti, oltre a russare, andiamo in chetosi fisiologica, perché comunque in quella fase di digiuno il nostro corpo produce una certa quantità di corpi chetonici. La chetosi che si attua con la dieta chetogenica è infinite volte inferiore alla chetoacidosi diabetica, a quella condizione invece che ci pone in serio pericolo anche di vita. Quindi la chetosi può essere una terapia, anche in questo caso deve essere fatta dallo specialista, non deve essere fatta da chiunque, anche perché il bilanciare i nutrienti e soprattutto in questo caso avere la giusta misura dell'apporto proteico può fare la differenza. Quindi il consiglio non il fai da te, consigliarsi, non ciascuno ci fa la propria dieta. Lei ha detto una cosa interessante, non saltare mai i pasti. Ahimè, purtroppo io per il lavoro che faccio salto i pasti, Camilla. E quindi sono condannato, ho già capito. La regolarità credo che sia... Ma credo che anche Camilla forse qualche volta per il lavoro sia presa... Sì, dopo lì subentra il problema dello stress da lavoro, stress quindi da qui lavoro. Abbiamo un problema aggiuntivo. Dottoressa Brunelli, i consigli, perché questo mi preme, concludendo sempre tutti i ping pong, lo chiedo tutti, i consigli per il nostro comportamento.
Allora, ribadisco i consigli che ho detto prima per l'utilizzo del video terminale nel vicino, di fare pause brevi e frequenti. E questo può ridurre la tensione muscolare visiva. E se è possibile proprio alzarsi, quindi anche la tensione posturale, ridurre la tensione posturale e farsi sostenere da un team, perché il mal di testa può essere multidisciplinare e quindi è indispensabile, per togliere il sintomo, farsi aiutare anche da più persone, ecco. Questo ricorre, possiamo anche assumerlo, Camille, cari dottori, al centro di questa vostra iniziativa, questo carattere interdisciplinare, cioè mettere insieme, perché io mi sto accorgendo mano a mano che voi parlate, proprio questa necessità. Noi abbiamo la necessità di non scusate il termine, di metterci nelle mani di uno, ma dopo un itinerario, capire, credo che possiamo dire questo, Camilla. Sì, io penso che il corpo è un sistema complesso. Come abbiamo detto all'inizio. Non si può parcellizzare il problema e non andare a guardare le possibili interazioni. Dottor Ravaioli. Darò due consigli, come è stato richiesto prima, cercherò di farlo in maniera più comprensibile possibile. La prima, in base a quello che diceva anche prima Marta, lo dico in maniera molto, se vogliamo, drastica. Parlavo prima della formazione del cervello in base alla correlazione, all'interazione con l'ambiente. Un bambino nel proprio cervello che si sta formando, avere in mano un device, un iPhone, quello che è, insomma, potrebbe essere estremamente rischioso. Come anche alimentarsi con eccessivi zuccheri. Perché? Perché la gratificazione che io dovrei avere nelle relazioni sociali, siamo mammiferi gregari, non possiamo non relazionarci con gli altri. Quelle competenze sociali vengono vicariate da un social network o da stimolare l'alimentazione che va a stimolare determinati neurotrasmettitori, in questo caso dopamina e serotonina, la dico breve. Questa gratificazione vicariata da altro potrebbe essere alla lunga controproducente. La macchina si forma in maniera non opportuna. Questo forse meriterebbe una trasmissione a parte, questo argomento che è veramente complesso. Sì, sì, ma io ho garantito, lo garantisco di fronte alle telecamere e a voi, poi su questi argomenti, singolarmente, con la neurologa, con l'endocrinologo, faremo delle puntate ad hoc proprio per approfondire. Questo è, benissimo, diciamo, benissimo, il puzzle, è il mosaico dove dentro ci sono dei pezzi che vorremmo approfondire e affrontare. Quindi vi chiedo scusa se non abbiamo avuto l'opportunità di esprimere il vostro pensiero scientifico, lo faremo. Quindi ho fatto una piccola anticipazione, un prequel. Per quel che riguarda invece le cefalee in maniera più specifica, quello che stavo dicendo prima dell'incidente dei microfoni è che appunto uno degli elementi, come è stato già detto, fondamentali è lo stress. Questa parola, questa spada di Damocle che in questa società ormai tutti quanti dobbiamo trovare a gestirci, va identificato che cos'è lo stress, perché per esempio andare in palestra e stressare i muscoli è uno stress positivo. Lo stress negativo, ecco, se è eccessivo ci mette in difficoltà e questa difficoltà ha degli effetti estremamente negativi sul nostro sistema nervoso. E come la disciplina che poi studio, la psico-neuro-endocrino-immunologia, cosa vuol dire? Che i nostri stimoli neurologici vanno a influenzare gli stimoli endocrini che stimolano il nostro sistema immunitario che va a stimolare il nostro sistema nervoso. Questa interrelazione può essere adattiva e disadattiva. Con determinate tecniche, approcci, tecnica non è proprio esatto, si può andare a influenzare. Ci sono degli studi, tra l'altro italiani, dell'Istituto Besta di Milano, che è una delle eccellenze mondiali sulla neurologia, che ci fanno vedere che determinate terapie comportamentali a lungo periodo hanno i medesimi effetti di trattamenti farmacologici in determinati casi. Quindi vale la pena investire un po' di sé, un po' del proprio impegno, per arrivare a limitare l'uso del farmaco, che spesso, ahimè, è inevitabile, ma in alcuni casi si può del tutto controllare in maniera produttiva. Una delle tecniche, secondo me, ahimè, tecniche, mi sono ancora incespicato con le parole, non è una tecnica, è la mindfulness, oggi di gran moda. Che cosa vuol dire? È l'approccio con cui noi apponiamo l'attenzione alle cose della vita quotidiana. In questo senso si può lavorare in maniera molto importante, gestendo lo stress e gestendo il rilassamento del nostro corpo in maniera proattiva e benefica. Io vi voglio fare presente velocemente, Camilla. Frequentando il nord Europa, l'anno scorso le Svalbard e Groenlandia, Islanda, uno dei temi forti, come sapete, in questo periodo è notte quasi completa, c'è il problema della luce, che incide direttamente sul sistema nervoso, che provoca stress.
Allora, la mia domanda, e lì, come sapete, non è vero quello che si dice, grandi suicidi, cioè, però c'è un grande riflesso su questo. Ecco, questo tema, che è un tema ambientale, voglio arrivare a voi, al neurologo, al neuropsicologo, incide secondo voi anche questi temi, che sono il mal di testa, cioè, ma incidono direttamente col comportamento di quelle popolazioni? Sicuramente il ritmo luce-buio è... Quindi uno stress anche quello? È ciò che dà il ritmo ai nostri bioritmi, quindi i nostri ormoni si muovono proprio in funzione del ritmo luce-buio ed è quello che poi dà la cadenza a tutte le nostre funzioni. Qualcuno di voi si è mai chiesto perché ci svegliamo la mattina, abbiamo sonno la sera, abbiamo fame a metà giornata? Perché ci sono delle sostanze, degli ormoni, che in quel momento, sulla base dei nostri bioritmi, ci danno questo stimolo. Nel momento in cui noi andiamo a cambiare il nostro comportamento, andiamo contro i nostri bioritmi. Io adesso non posso, Camilla, riaprire, però al cambio dell'ora legale solare, il mio orologio biologico, quando all'inizio faccio una gran fatica, un po' meno fatica adesso l'ultima, perché c'è luce, quindi torna sempre il discorso luce, stress e il nostro orologio biologico. Mi devo interrompere? Ecco, mi dicono dalla regia, io ho un dovere, bisogna che lo rappresenti prima di arrivare alla conclusione col dottor Khan. E il mio dovere è questo, che ho al telefono, come mi hanno segnalato, avete visto, il dottor Gaetano Foggetti, che è vicepresidente dell'AILT, che è leucemie, la lotta, l'associazione contro le leucemie di Forlì. Dottor Gaetano Foggetti, lei è al telefono? Sono al telefono, ma ti devo dare del voi, del lei o del tu, visto lei che ci conosciamo. Lei tu faccia quello che vuole, lei è vicepresidente dell'associazione, Gaetano Foggetti. Esatto. E avete rinnovato da poco la vostra sezione forlivese. Il presidente è il professore bolognese? Dunque, noi abbiamo inaugurato pochi giorni fa la nuova sede provinciale e nell'occasione è arrivata a farci visita e ha tagliato il naso il professor Santetura, che è il celebre ematologo, padre dell'ematologia italiana, fondatore dell'Istituto Seragnoli di Bologna, e la sua presenza è dovuta al fatto che 25 anni fa fu lui a benedire la nascita delle sezioni romagnole dell'AIL. Quindi gli dovevamo questo atto di presenza, fra l'altro è uno splendido novantenne in grande forma. Io ringrazio Gaetano Foggetti perché si dedica, oltre alla sua missione che è quella del giornalismo, si dedica a questa attività che è un'attività veramente meritevole, anzi ne approfitto per rivolgere un invito ai nostri telespettatori a seguire l'attività di questa associazione, poi avete gli indirizzi, insomma come si fa a non sostenere queste associazioni, queste aggregazioni, Gaetano? C'è molta gente che vi segue? Sì, devo dire la verità che purtroppo a fronte di un bisogno importante a livello socio-assistenziale, la solidarietà della gente di Romagna non si smentisce mai, quindi quello che riusciamo a fare in termini di assistenza domiciliare ematologica, ricerca scientifica e sostegno dei medici specialisti lo dobbiamo alla generosità di questa popolazione. Io ringrazio, lei qui è una bella immagine, un impegno per questa nostra associazione, ripeto ancora i nostri telespettatori, tenere presente, siamo in terra di Romagna e verso questi valori, questi pensieri noi siamo molto sensibili, qui è sorto anche l'iniziativa dell'Irstay Easter, di Meldola, insomma, siamo IOR, questo è il nostro invito a tutti e a ciascuno di noi. Grazie Gaetano Foggetti. Grazie a voi a nome dell'associazione, grazie di grazie. Cuore. Grazie di cuore. Possiamo concludere con il dottor Khan, che se ne sta, riservato, eccetera, però, Epistrofeo Atlante, questa fu la prima trasmissione che facemmo, Atlante Epistrofeo. L'abbiamo fatto. Allora, le ultime parole in breve. Anche perché, chiedo scusa, Atlante, quel povero che mantiene la testa. Che tiene la testa e il mondo addosso, quindi... Sì. Allora, se abbiamo escluso le patologie, diciamo con questo discorso di oggi sul mal di testa, cefalea, soprattutto cronico, se abbiamo escluso le patologie dobbiamo guardare l'anatomia. Io dico a tutte le mie pazienti che presentano studio, dico a tutti i miei colleghi che ci sono qui dentro lo studio e quelli che sono fuori, dobbiamo guardare non in modo patologico, però in modo fisiologico.
modo anatomico, perché in questo modo possiamo trovarci un risultato più alto da trovare una soluzione per chi che soffre e dare una mano da prevenire piuttosto da curare questo tipo di problemi. Ecco, questo è interessante, Camilla. Io... Lei voglia più tempo, vero? No, purtroppo dovremmo tornare perché questo termine, piuttosto che curare, prevenire. Questo è il punto. Come dobbiamo comportarci nella nostra vita quotidiana? Io ho presente quelli che stanno davanti al computer. La mia postura mi accusa sempre il dottor Kahn perché sto sempre in questa posizione, eccetera. Ma questi sono fattori importanti. Noi dobbiamo saper vivere, convivere. E quindi il sapere prevenire, non solo per le grandi, come abbiamo detto, il cancro e i fattori ambientali nostri, quelli genetici sarà difficile che non riusciamo a correggerli, no? Sbaglio, dottori, neurologo, sarà difficile correggere i fattori genetici, ci si prova, la scienza, voi, però almeno quelli ambientali. Mi sembra un po' difficile, almeno allo stato dell'arte, allo della stato scienza, dell'arte attuale. Almeno, e poi vedremo perché, ripeto, innovazione, e chissà, forse il robot, l'intelligenza artificiale porterà via il posto alla neurologa, stia attenta. Non credo. Non crede? Lei è tra coloro che dice, che dicono che non vi sarà conflitto? Non credo. Noi lo facciamo e noi lo facciamo morire. Ma no, conflitto, non conflitto, collaborazione. Certo. Collaborazione. Camilla, che cosa possiamo trarre? Quale insegnamento possiamo trarre? Dobbiamo sfruttare l'epigenetica. Cioè cambiare tutto quello che è nelle nostre mani e controllare. Esattamente. Se l'aspetto genetico non possiamo controllarlo, allora cerchiamo di lavorare su tutti gli altri fattori su cui possiamo incidere. Bene. E questo lo possiamo fare con tanti metodi. Siete d'accordo? Il messaggio... Questo certo, messaggio. Fattori ambientali, ormonali, farmacologici, altre patologie, associazioni. Vi ringrazio. Con questo impegno voi, di fronte alle telecamere, vi stanno guardando, torneremo su questi argomenti uno alla volta per capire se noi siamo in grado e come combattere questi fattori ambientali, con la prevenzione, col metodo di col comportamento. Però guardate, adesso siedi, maestro, cosa ci consegna? Allora, quello che abbiamo detto prima, luce, ciò di cui siamo fatti, acqua, ciò di cui siamo composti, e simboli che vogliono dire tante cose. Qui c'è il bastone di Esculapio, che è il bastone del dio della medicina, che ha un significato, che tra i tanti c'è la colonna vertebrale e il sistema nervoso che sale verso l'alto. Il simbolismo del pittore ci indica in poche battute, nel puantilismo. Il puntillismo che lui usa con questo metodo di pittura ci indica che questo volto, non sì, so se sia il volto suggerisce di Cristo un volto, o di volto di ciascuno di noi. Un volto idealizzato. Idealizzato. Con i due delfini che rappresentano i due emisferi che invitano ad andare, i due emisferi del cervello, ad andare in profondità. Bene, ringrazio il maestro Ozzeni, magari ci sta l'applauso, lo vuol fare? Lo facciamo, fantastico. Bene, bene. A tutti voi, lo faccio a tutti voi.